l'ex porno star, un idrobraccio. L'operazione non sembra andata in porto, per cui il tema di oggi è... Peccato, ce la potevamo fare. Ma sentiamo subito Enrico Boselli, proprio dei socialisti. Ecco, buonasera Enrico, poteva essere un bel colpo avere tra i socialisti una pornostar. Ecco, ma il vostro gatino Ancius, come ha reagito all'arrivo di Milli da braccio? Ogni giorno se ne spara una e sempre più grossa. L'avevo capito dalle occhiaie. Allora sentiamo l'interessato, ecco, Gavino Angius. Oltre a me d'abbraccio, chi c'è nei suoi sogni erotici? C'è la Binetti e c'è la Bonino. Un gustaio, Binetti e Bonino, due pezzi. E allora sentiamo il nostro e vero Walter Veltronibus. Ecco, Walter, politicamente, cosa si dà di Milli da braccio? Che premia le ammucchiate. Certo, un bel lavoro di gruppo. Parlamentare. E allora sentiamo il nostro Fausto Bertinotti. Buonasera Fausto, ecco, alle elezioni comunali la sinistra arcobaleno, chi avrebbe opposto alla porno socialista? Gay, lesbiche, transessuali! Ehi, vengo anch'io, mi capito! Va bene, allora sentiamo il nostro grande opinionista Gianfranco Fini. Ecco, Gianfri, cosa consiglia a quelli che si sono schierati contro Milli da braccio? La castrazione chimica. La castrazione, insomma, come stai? Ci vediamo alla prossima puntata di Vespa, condotta con la solita mia correttezza, perché sia chiaro, la mia professionalità non apprezzo.